Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Buongiorno amici, un altro appuntamento con le stelle di Azus, il programma fatto apposta. Ecco, sei fatto apposta. Fatto apposta. Tu sei fatto apposta per raccontarvi l'oroscopo di oggi, di questo bel mercoledì 22 marzo 2017, una produzione di cartomanti europei, quindi saluti a tutte le persone che ci guardano attraverso la televisione, attraverso il computer, internet, Facebook, il sito www.cartomantieuropei.com, YouTube, tantissime visualizzazioni su YouTube, siamo veramente molto molto contenti, il nostro applauso per voi. E noi cominciamo da... come ogni giorno, dal segno dell'Ariete. Sì, il primo del cerchio zodiacale per voi amici dell'Ariete, però ancora una giornata difficile, negativa, ancora una luna molto pesante, è una luna che porta discussioni sul lavoro, ma anche discussioni con chi rappresenta l'autorità. Insomma, possono esserci dei veri e propri vertici in questa giornata, no? Un incontro al vertice, come si suol dire, che però può portare anche delle conseguenze molto positive. Voi però dovete farvi trovare chiaramente preparati e poi godetevi il vostro amore. E poi il Toro. Per il Toro una giornata positiva, bella ancora questa luna che transita nell'amico segno del Capricorno. È una luna che vi fa guardare oltre, è ampia, amplia i vostri orizzonti e vi rende pronti anche ad affrontare delle nuove sfide e delle nuove esperienze da un punto di vista lavorativo, professionale, no? Questo che cosa significa? Significa che possono arrivare delle proposte, magari quella domanda che avevate fatto può essere accolta, quella richiesta che avevate avanzato può trovare un sì definitivo. E poi questa è una luna che veramente promette tantissimo da un punto di vista sentimentale. I gemelli, Azus. Per i gemelli ancora una giornata difficile, negativa, però diciamo negativa tra virgolette, perché comunque il periodo rimane sempre molto bello, molto stimolante, con tante persone intorno che vi stimolano, che vi dimostrano attaccamento, affetto, stima, e questo chiaramente vi fa bene al vostro cuore, fa bene alla vostra anima, però ancora in questa giornata voi non sarete in grado di apprezzare fino in fondo questa vostra ricchezza e eventuali piccoli problemi che possono esserci nella coppia e nella vostra vita tendono ad essere ingigantiti da questa luna. Il Cancro invece? Per il Cancro giornata ancora difficile, ancora negativa, perché la luna è opposta e quando la vostra madre astrologica, che è la luna, si mette di traverso, voi andate sempre in grande difficoltà, avete dei problemi proprio nel rapporto con gli altri, nel rapporto con il vostro partner, tendete in qualche modo a nascondervi. Ci sono però tante opportunità sul lavoro, tante possibilità per chi però, per chi riuscirà a coglierle, per chi saprà coglierle. Ecco, perché non tutti voi siete pronti a mettervi in gioco, a mettervi in discussione, però chi avrà il coraggio di farlo, beh, può ottenere dei grandi successi.